sto scappando. Salite in macchina, salite in macchina. Da destra, da no, Stre, 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 ti voglio, Stre, no, no. Oggi, ragazzi, vi porto in un lungo viaggio su Roblox. Davanti a noi c'è la nostra vecchia Peppina, la mia macchina. Ma è uno scassone. No, Peppina. Ma è bellissima. Ma è bellissima. Purtroppo nella modalità c'era spazio soltanto per quattro di noi. Però c'è anche quelle chiappe luride di Alex. Le mie enormi Red. Chiappe sono rimaste fuori. Facciamo schifo per voi. Allora, vediamo che cosa ci possiamo portare, eh? Una scatola piena di roba. Ragazzi, questa ci serve perché dovremmo fare un lungo viaggio con la nostra macchina. Quindi, quando è che partiamo? Sono gasato. Ma piuttosto dov'è che stiamo andando? Andando dalla nonna, non lo sai, dalla nonna di tutti noi, la nonna VGS. Non è una bella vacanza, Lion. Ma ci sono tre scatole qui, sicuro che non le devi prendere. Non devo mai sapere, oh. Però non... E prendila tu in mano e te la tieni in mano. Ebbene. E ce ne so due. Allora, io c'ho una mano. Ah, stregato, vai a prendere un'altra scatola. Senta subito, guarda, la tiro su di brutto. Poi risaliamo in macchina e siamo pronti a partire, credo. Ma qualcuno te deve aprire la saracinesca, vuoi che la apro io? No, 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 me la apro io. Oh, meraviglioso, guardate il cielo che dell'esterno. Bello! Che è bellissimo. Ma mi sa che siamo tipo in... che bella strada, che bella. Lion! Oh. Il termometro nelle mie chiappe putride. Oh no, è la febbre. Rilevano una cosa orribile durante questo viaggio. Ma hai dotato le tue chiappe luride di termometro? Di radar. Ah. Ah, il termometro, sì. Prego, tutti a bordo, ragazzi, si parte, Si parte, chiudiamo le portiere, mi raccomando. Ti canti una canzone del viaggio della allora, avventura. Sì, sì. Stregato è un pezzo di merda. No! Speriamo che gli cada addosso un tram. Ma se poi sopravvive, speriamo che arriva zio Peppino e lo uccide. Su Roblox, ovviamente, perché sì. Oh, è partiamo! Allora. Questa canzone! Ragazzi, è una bella strada qua, vedete? C'è tutto il percorso. Aspetta, però, perché vorrei sentire un po', non sento. Oh! Che motore! Ma insomma. Ma che cazzo è un sassone! È un bolide, è l'ultimo modello di macchina! È bella, però, Spizza! Fai il motore spizza. Di un trattore! Zitto, zitto, sei solo geloso perché non ci sei! Sei solo invidioso perché non sei qui! Esatto, esatto! A breve, ragazzi, durante questo percorso troveremo degli ostacoli, delle cose, dei mostri anche, perché è una modalità horror. Come dei mostri? A Feglia lo devo sempre dire che lui è un caghella. Si fa una modalità horror, può fare paura, puoi cagarti. Ma è una modalità horror? Sì, horror, horror. Ma se si cacca addosso accanto a me, guarda che questo puzza già di suo. Scorreggia puzzolente. Scorreggia puzzolente. Stai attento che sei un demente. Oh, acceleriamo un po', che qui siamo ai 60 orari. Vai, ragazzi. Pista, pista. Vai, veloce, è tutto gas. È tutto gas, ragazzi. Però, secondo me, lungo la strada ci dovrebbero essere dei pit stop e noi non li stiamo trovando. Che cos'è quello? Per fermarci qua, c'è qualcosa forse? Cos'è? È un bagno pubblico. No! Quando è che facciamo una pausa? Ora fare mio pipì. Non so che io lo pisci con Lion, c'è un tipo. C'è un tipo, Lion, c'è un tipo. Sto scappando, salite in macchina. Salite in macchina. Da destra, da destra. No, Stre! 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 Mi fermo! Stre, sali, sali, Stre, ti sta prendendo! Stre! Stre, ti voglio, Stre! No, no! Un birbacione, un birbacione! Lion, chi era? Non lo so! L'ho ucciso, ragazzi! Oh, ecco stregato di nuovo! Ho pagato 50 Robux per tornare! Aspetta che voglio vedere se quell'altro ci sta inseguendo ancora. Sì, affermati. Però aspetta che voglio riabbassare. Ma faccio da porco, stai attento. Che fastidioso sto rumore di macchina che fa brrrr e rompe le palle. Meno male che ce la siamo scampata, stregato. Sarebbe stato brutto vederti morire. No, io sono sopravvissuto, non è vero. Sarebbe stato bello vederti schiattare una volta per l'abbiamo visto per poco, ma l'abbiamo visto. Perché Roblox, io tornerò per sempre e ti starò vicino. C'era una pietra, ragazzi, l'ho schivata, perché non si può mai sapere.
Serve un'altra canzone da viaggio, ci penso io. E Anna tira fuori la bottiglia, ma io non la posso bere perché non si beve e si guida, no mai. Esatto, berrò io per te. Tu berrai perché sei una lurida, così se ci ferma la polizia si fa il controllo e c'è puzza di vino in macchina. Perché Anna beve, ma io che guido no, mai. Allora siamo a posto. Siamo a posto. Ma scusami, ma dov'è che stanno le cose, gli insidie? Beh, ne abbiamo visto uno poco fa, no? Bisogna accelerare. È bruttissimo, Lion. E ricorda che la strada è lunga. È lunga. Diversamente come quella. C'è un uomo! È un uomo alla sinistra! Affrettati un passaggio! È sempre quello, ragazzi, è un birbante. Però io vedo che noi abbiamo purtroppo un indicatore della nostra fame che sta a metà, quindi ancora ci possiamo stare. Un indicatore della nostra stamina che è perfetto perché non abbiamo corso a piedi. Però abbiamo anche una percentuale che secondo me è la benzina della macchina. Non mi dire! Non dirmelo! A quant'è? Ragazzi, 40% in discesa. E indovina un po' chi è che ha la benzina! Tu? Ce l'ho proprio io. Un tratto pietoso. Attento che muoviamo le ruote. Ok, bisogna fermarsi, ragazzi. Se non c'è il birbante possiamo fermarci e rifornire. Allora usciamo. Stai molto attento. Ok, allora Fe e Anna, controllatevi intorno per vedere se sì, arriva signore. Il birbante. Controlliamo subito. Sagatto, dammi la benzina. Non so se posso lanciarla a te. Va bene, allora mettila tu. Dov'è la bocchetta della benzina? Oddio, non riesco motore. Mai a trovarla io. Ragazzi, ci hanno fatto. Non c'è il bottone. No! Vabbè. Fallo mettere alla guida. Forse è così che si rifornisce. Sto rifornendo. Non toccate nulla. Ok. Non arriva nessuno? No, non arriva nessuno. Perfetto. Ma io sappi che è lento. Proprio lento. Va bene, come il mio cervello. Sì, lo so. Il tuo cervello è un po' lento. Ma non ti preoccupare. Vai bene lo stesso. Va bene così? Può bastare? Basta così. Hai rifornito abbastanza. Fammi controllare. 52%, non hai rifornito un bel cavolo di nulla. Rifornisci. Goccia. Vinta. Dai. Riscendo tu non partire. No. Ragazi, saliamo in macchina. Dai, comunque. Ma quando arriviamo dopo? Stai zitto, idiota, neanche ci sei. È la fulpo, voglio saperlo. Ok, Stre, continua a rifornire, che qua siamo ancora. Si guarda proprio all'ultima goccia. Ma Stre, stiamo fermi al 56%, rifornisci di più. Ma lo sto facendo forte. Ho chiuso il bagagliaio, possiamo andare. Tutti a bordo. C'è bisogno di te. Comunque hai rifornito, siamo a 68% effettivamente. Allora aspetta, torna indietro. Dai, sbrigati però. Dai, ma non è che abbiamo del cibo da mangiare, magari qualcosa di cioccolato. Vado via. Per forza, ha ragione, sono preso lui. Ti prego, sono stanco. Va bene, vabbè. Supplicami forte. Ti prego, già mi aspettami. Non mi abbandonare come ma tutti nella mia vita. Talento, se arriva il birbante, c'è il birbante, è colpa tua. Per colpa sua, ma poi. Stiamo rischiando grosso qua ad aspettare noi. Dai, non ti Lion è stato onesto, l'ha aspettato. Dai, però, sali. Fosse stato Alex, non l'avremmo fatto salire. Alex deve morire su Roblox. Ma non potevo camminare, c'ho le chiappe enormi io. E che c'entra? Quelle chiappe ti fanno motore. Ma che cosa? Certo, il gluteo è importante, un muscolo importante per il camminamento. Porrazzo! Ma sono pazza io o sta scendendo la notte? Ti devi cagare addosso, stai pronto. Lion, c'è qualcosa a destra. C'è una stazione di servizio. Ottimo. Questa possiamo rifornire. Stai, cerca di riempire la tanica tu, Ma guarda, riempio tutto, sono bravo. Aspetta. Ok, guarda se c'è del cibo, Lion, che hai molta fame. Sì, è vero, cerchiamo del cibo, ragazzi. Se lo troviamo lo prendo io. Una scatola, prendila. Magari nelle scatole c'è il cibo. Come faccio a sapere se c'è il cibo dentro, però? Tu prendila. Ah, se c'è cibo, è cibario, lo mangio. Anch'io c'ho un panino, mangiamo insieme. Mangiamo. Qua? E niente, qua niente. Vediamo se c'è un interno. Lasciate una pagnotta per me. Vito, schifoso, lurido. Qui c'è un sacco di scatole. Un'altra. Ma sta diventando strabuglio. Ho trovato altro cibo, ragazzi. Questo me lo tengo io. Mi dispiace. Buono. Allora, se dobbiamo razionare, Stregatto muore per primo. Andiamo alla macchina. Ma come? Fratello, c'è notte. Dovete scappare. È notte, ragazzi. È bruttissimo. Ma me lo sto facendo sotto, però. Stai, hai riempito? Mi sa di brutto. Controlla. Ah, hai rifornito proprio la macchina? Mi sa proprio di sì. C'è la luna. Allora, io sì, andiamo. Ma andiamo. Mamma mia, cazzo, bruttissimo, ragazzi. Ma io ho mangiato il panino.
panino, ma non mi ha riempito, non è che l'ho fatto mangiare a te. No, può essere. Porca miseria, no. Anna, che stupida Anna. Ma no. Vabbè, non fai io. Allora, mi imbocchi. No, c'ho una bottiglia, scendi. Bevo quella. Fermi, stregato, scendi immediatamente. Che volgare. Sono sceso. Allora, Anna, scendi un attimo che ti imbocco. Oh, grazie. Vieni davanti alla luce, eh. Fai controllare che non arriva. Sì. Aspetta. Che paura. Sei mangiato. Andiamo, Anna. Non ti preoccupare. Passare! No! Sali, idiota, che ci fai rompere la macchina, cretino! Tu prima mi hai detto di scendere! Non c'è nulla, ragazzi, sono solo ritti. Potrebbe venire qualcuno! Calmi! Che cavolo, che ti caghi addosso tu? Non ci sei neanche, eh? Ti sei dimenticato? Avevo paura, non ci sei. Anna, sali. Ma vuoi, dai, che arriva qualcuno! Ho trovato del cibo! Magna e sali, veloce! Mangio. Veloce con panino, 3 metri di panino, t'ho vista, Buono panino, magari c'era anche altre cose, perché stiamo andando via? Perché la notte, è sempre più buio, strabuio, cioè, guardatevi là, ma ragazzi, ma è buissimo, ma proprio buissimo. No, io non si vede un accidente, ma mi spieghi perché stiamo andando nella direzione dove tutte le altre macchine stavano scappando da? Questa è una bella domanda, Che fine hanno fatto gli altri che guidavano le macchine? Alex sta dormendo, bravo. È schifoso. Io sono l'urrile imbecille, sì, che dorme. Taci. Tra i coscini. Demente, ma non ti vergogni, Ti vergogno molto. Non sei neanche nella macchina e dormi. Ma che cavolo stai facendo? Ti addormenti fuori dalla macchina. Io quando sarei in macchina dormivo, ma fuori no. Ma che era, uno vestito col pigiama? Ma ragazzi, ma che era? Ma era brutto, Lion, ma cosa ci fa un trattore abbandonato qui? Questo era di zio Michele, voleva... No! Aspetta, sali in macchina, se lascia perdere... ma lo zio Michele dov'è? Non lo so, secondo me è quello di prima. Possiamo andare via! Dai, andiamo, ragazzi. Però finiamo la benza, ragazzi, così, Alla prossima volta scendo e ricarico per bene! La prossima volta bisogna vedere se lo troviamo un altro rifornitore. Lui c'ha la tanica, mettilo fuori e caricare. È vero. Secondo me, allora facciamo un po' di però più andiamo avanti più c'è il rischio che torna quel tizio vestito strano. Potrebbe salire. Allora, c'è il campo di grano, perché non mi piace. Allora facciamo così, dai. Allora mi fermo. Guardiamoci dentro. No, non mi metto niente, proprio mezzo a niente. Raga, è buio come il bonbon. Ma poi qualcuno come fai a vederlo? Sembra è buio come il bonbon di notte. Ma buio. Lion, io ho paura, non ragazzi, riesco a guardare davanti. Cioè, un buio del genere non c'è neanche nel bonbon sdungato di strecato, che è tutto sdungato. No! Ragazzi, è così buio e oscuro un bonbon. Veramente troppo buio. È Lion, più buio! Ma se muoio di fame, mi riaccogli in macchina. Sì, certo, mi fermo. Tanto puoi respawnare, basta pagare. Ascolta, facciamo una cosa, Stre, scendi e rifornisci, dai. Va bene, tu fermati, per favore! Fermo. Parto! Sbrigati, ti vedo. Fe, guardati intorno, Fe. Mi guardo sempre intorno. No, ma non scendere, Fe, risali, che sennò. Grazie, e chiudi la porta. Lasciamo solo strecattoli fuori. Ho visto che la tanica è finita. Come finita? Ma perché si è aperto? Non ci posso credere. Io mi sa che c'è qualcosa di lato. Andate via. No, Stre, non lo so, Stre, può essere che c'è qualcosa di lato, ha detto Alex. Ma come? Corri, Stre. Stre, sono fermo, se ti sbrighi. Non arriverò mai in tempo. No, me ne vado. Lion, ti vedo. Mi dispiace, Stre, ho avuto paura. Poi la notte... Sì, non c'è fregato. Sì, ma non hai rifornito nulla, Stre, Asciugata come il mio cervello, satanica! Anna, guarda a destra e Fe a sinistra, vedete se vedete. Ma non vedo nulla, Lion! Niente, Anna, tranquilla, non mi devi interrompere, però. C'è una stazione di servizio! Ottimo, Stre, puoi raggiungerci. Ma c'è la sua salvezza! Ma quando mai? Non potrò mai! A cosa? Ok. Allora, io rifornisco. Anna, tu vai a cercare cibo. Se ne trovi un altro per me, tu Fe non mangi, te lo dico già. Ma io sto morendo di fame! No, c'è Fe? Hai ragione, scusa. No, ci vuole un'ora a rifornire. Fe, mettiti qua. Va bene, metti su da qui. Ok, tieni premuto, devi non mollare per nulla al mondo. Lo puoi fare? Mai, non mollo mai. Ok. Ho trovato del cibo per te. Ok, arrivo dentro, Anna, aspetta. No, vieni qua, sono fuori io. Guardo dentro, però. Bevi. Bevo. Aspetta, Fe. Bevo. Bravo. Hai bevuto? Hai ancora fame? C'è un'altra qua.
questa. No, no, tienila tu quella pupsi. L'importante è che tu non muoia. Va bene così, va bene così. Ma una volta. Io sto morendo di fame. No, non molla. No. E vabbè, non fa niente, dai. Non mi dire che non hai finito il rifornimento. Stava rifornendo. Come ho potuto farlo? Il suo unico compito era quello. Lo sto facendo io, tranquillo. Ero morto di fame, sono un idiota, scusa. Dillo bene, infame. Sono stato un completo idiota, Lion. Cioè, tu avevi un'unica cosa da fare, rifornire l'auto. Hai ragione, l'ho saputo fare. Ok, che ma continua a passare avanti, non riesco a rimanere. Sei fatto rodiare. Allora, ma sei già rifornito. Sono sporco come le mie mutande. Controlla un po', mi sa che è pieno. Perché piangi? Perché sono un idiota, Lion. Sono lurido come le mie mutande. Fai schifo. Fai schifo, ti odiamo tu, non puoi più venire. Scendi, no, scendi. Ti prego. Supplica, supplica! Ti prego, voglio risalire, ti supplico! Cosa sei? Sono un idiota lurido come le mie mutande sporche! Sali! Oh. Grazie! Ma che aspetta, ti prego! Sono qua dietro! Non partire! Dai, parti, parti! No, 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 no! Vabbè, dai, sgasa, sgasa. Sali, dai! No. Almeno sei pieno! Sì, a voglia, 99%! Oh. Sta anche venendo il giorno, come faccio a salire se non mi aspetti! Dai, però, frignone! Oh, oh, sì! Wow, sono salvo! Sto per morire di fame, ma sono salvo! Speriamo che succeda presto! Abbiamo superato la prima notte! Pazze! Davanti a noi vedo che c'è qualcosa lì, Forse la casa, fine! Forse! Forse abbiamo vinto! Forse ce l'abbiamo fatta! Abbiamo raggiunto l'obiettivo! Non è vero! Non credo! Però cosa potrebbe tornare, ragazzi! Attenzione! Accendiamo! Andiamo, fidati. Potrebbe tornare il birbante di prima, Però Anna prende il pesce. Che sto fuori, guardo se arriva. Allora, la bonnezza la devo prendere io. Ma cos'è il mercato del pesce qua? Chi ha tirato una... Io, era monnezza, vedi questa. Va bene. E il mercato del pesce... Cosa c'è? Sono morto di fame! Mi ha urlato nell'orecchio, mi ha fatto paura. Silenzio, silenzio, silenzio. Manteniamo la calma. La calma è la virtù dei forti, ragazzi. Io sono debole. Siamo calmissimi, Lion. Ho mangiato una mela. Bravo. Ottima mela. Non mi passare in mezzo, Anna. Vai via subito. Sì, signore. Ecco, grazie. Sparisci dalla vista. Ho trovato un pennello per pulire l'auto. Bellissimo questo. Può essere utile. Bellissimo. Ho trovato anche dell'altro cibo per me, ovviamente. Anna, se tu hai fame... Sì. Vieni. Posso? Questo. Ma ce l'ho, c'ho la... È una buona notizia, Lion! Sta tornando il giorno! Meraviglioso! Anna, quanto puoi essere lurida da 1 a 10 che una volta che devi parlare biascichi come una capra in calore? Dici! Stavo dicendo una parola che non si può dire. Lurida. Questa è la parola che non si può dire. Lo so, signore. Esatto, lurida. Pulisco l'auto, ragazzi. Dai, che bello! Mazza, perché una pennellata può aggiustare sto catorcio. Ma chi è che fa sti versi? È quel demente di Red. Che fa sti versi da vecchio. Io, un imbecille vecchio. Scusa, ma come non sai manco ridere nella tua vita? Ma che vita brutta. Ma come ti permetti di farti versi? Ma che tu per ridere questo fa così, ma la finisci. Io ogni volta che rido sono lurido. Cos'è lo mio di Roblox? E un'altra volta sono fatti tuoi, Non riderò più. Oh, ma avevamo un... No, ridi, ma ridi bene. Avevamo un foglio, ragazzi. È di nostra nonna. Ci dice che sta viaggiando in giro per le città e ci aspetta in un posto bellissimo. Che non ho capito se c'è scritto un cimitero. Forse è un cimitero, ragazzi. Ci aspetta l'abbiamo il cimitero. L'abbiamo passato. Oh, bello quello. Lion, l'abbiamo passato. No, no, ce n'è un altro. Va bene. Trastami. Ma perché al cimitero non mi sembra un bel posto? Zetto. Mi manca la nonnina. Ma ragazzi, ma se arriverà Mana, c'è una meta, un obiettivo? Secondo me sì. Beh, prima il cimitero. Poi. Il cimitero sarà più avanti. Ma non ci voglio andare al cimitero. Lo so, però è giusto anche che tu lasci il posto a chi verrà dopo di te. C'è qualcosa a destra. È un rifornitore. Cibo. Siamo pieni, però, Beh, c'è qualcosa. Guarda, guarda. Mi sbarrò. Che idiota. Adesso. Che stupida idiota demente. Cibo, cibo. Perché lo hai fatto? Lion, sono due. Lion, sono due, non tornare. Perché lo hai fatto? Perché lo hai fatto? Per il cibo, per te. Perché lo hai fatto? Il cibo, sali, per te. Stupida demente. Sali. Te fermi. Ah, pure. Sì. Pure. Devo schiantarmi sul sedile. Pure, no, tu ma adesso. Ma come sono vestiti tu adesso, quelli? Anna, te ne dici quattro. Oh,
Enzo, tu dirle te ne dici quattro. Non vuoi questa goccia di maiale? No, Anna, avevo due cibi. Non si può comprare. Te ne dici Ion. Quattro. Ok. Anna, ma che cazzo fai? Ti lancio un'occhiaia da... Zitta. C'era il treno dietro, ragazzi. Meno male non ci ha preso. Perché ci mancava pure quello. Ci mancava pure. No, Anna, non ti porto più da nessuna parte. Te ne stai a casa con i piedi fermi. Stai ferma a casa. No, hai rotto lì le c'era altro. Sei cibo, stupida. Non l'ho potuto cioè, io. Prendere. Cosa ho detto? Un altro rifornitore. Non c'è. No, qui dobbiamo fare il rifornitore. Non ci lanciamo di sotto. Allora, Anna, puoi prendere il cibo. Tre rifornisci. Ti prego. Allora, subito. Guarda, sono bravissimo. No. Arrivano i brutti ceffi, però. Ti prego. Il tuo ruolo adesso è di controllare. Ce la fai senza morire? Sì, ce la faccio. Ma io ti lascio le altre cose a te. No, Anna, prendile e tienile. Okay. Davanti a noi c'è il deserto. Abbiamo cambiato quanto bioma. Quanto abbiamo camminato? No, non te lo so dire. Questo viaggio è interminabile. Magari posso la nonnina dire, è qui. Posso dire. La nonnina la vorrei trovare, perché poverina, al cimitero, già che è un peccato. Non è un cactus. No, non è un cactus, nonna Anna, è una nonna. Però la cosa che mi dispiace è avere questa compagnia che fa un po' schifo, perché c'ho stregato che è stregato, quindi non si può avere chissà cosa da lui. Ma soprattutto... Sono un po' orribile! Anna, io sono deluso da te, soprattutto. Da me? Sì. Come da me? Perché? Porca miseria, quella cosa che hai fatto prima di tradirmi e lanciarti dalla macchina come una scimmia. Cioè, cosa pensi? Che io me la sono dimenticata? La Ion... Mi sto sentendo male. Devi sboccare. No, ho bevuto. No, non ci credo. No, ho bevuto una roba. Cosa? E mi sentire male. Ma davvero devi vomitare? Non è meglio che ci fermiamo? Scendi. Ma non è una buona idea fermarsi. Vomita. Andate senza di me. Io vado a morire da qualche parte. Ma che davvero devi morire? Vabbè, muori in macchina allora. Vieni, vieni. Vabbè. Ma sei seduto accanto a te. Ma cosa hai mangiato che ti uccideva? Scusa. Ma che ne so? Quella roba che allora, ti piace tanto bere a te davvero. La colca colca, No, quell'altra, quell'altra. La sbupsi pupsi? Quelle che ti fanno correre la Monsters Busters, per caso. Sì, quella là, no, è meglio non berla che fa venire troppa agitazione quella, Anna, mi sa esatto. Che sta morendo. Ma ragazzi, qua abbiamo attraversato la steppa, il deserto, la foresta. Siamo riandati in un'altra c'era steppa. C'era anche la giungla per un momento. Ma quando arriviamo? Ma secondo me non c'è un arrivo, cioè questo ci vuole insegnare. Il viaggio è il vero traguardo, esatto. È quello che stai l'amicizia, dicendo. Il viaggio, il fatto di essere insieme. Stregato, scendi. Siamo insieme adesso? Insieme per sempre! Ti dimentichi non fai! Bravo, bravo, dimenticati di noi, mi raccomando in fretta, così non trovi la strada di casa. Ho già molti nuovi amici, no. Cespugli! Credo che Anna sia morta. Sì, vuoi che scioppo? Sì, ma sì, 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 dai, intanto arrivo. Noi... Oddio, ti ho tirato. Ho preso un sasso enorme! Anna! Ma l'ho appena scioppato! Ma sei rimorta? Sì! Ma non è possibile! Vabbè, io riparto a questo punto. No! Ancora? Grazie! Ci sono anch'io, setta. A questo punto li aspetti. Sarebbe da far risalire anche a stregato, Ma Lion, guarda dietro cosa no, c'è. No, c'è roba brutta, corri. Cosa c'è dietro? È un oddio, signore. Davvero? Oddio, vero, ma non è che quella è nonna. E mi sa che alla fine della fiera è sì, Ma prendi il vestito, che succederà mai? Guarda quanto è brutto. Cosa? Oh, ci scippa la macchina, ci scippa. Madonna. Tutto bene, ragazzi? Ma sta tornando il buio, pure abbiamo la macchina scassata. Ragazzi, secondo me non si riesce a finire questa modalità. Che disastro! Un ponte! Ho capito, e allora? È un buon segno! Che c'è, Anna? C'è un suono brutto. E io non lo sento perché ho tolto il rumore della macchina, mi dava fastidio. E ti dico che c'è un suono brutto e questo significa che sta per succedere. Oddio. Qualcosa. Forse sta arrivando nonna. Dai, che sono signori brutti, ce n'è tanti. Ce ne sono tanti, dai. Ma davvero, io non li vedo. Oddio, mi sa che ci avete ragione. Continua ad andare avanti, Lion. Ma sono davanti a noi? Continua a beccare i sassi, Lion. Mi sa che sta macchina tra un po' si ferma, ragazzi. No, te prego. Ma siete sicuri che davanti a noi c'è gente? Perché io non vedo niente, vedo ombra. Adesso non ce n'è più, c'erano di lato. Ah, erano, ci volevano, c'era tipo una greffa che ci voleva salire in macchina. Esatto, ci volevano qua,
fatto? Era una gang di Maranza. Continua a guardarti da lontano. No. Una gang di nonne Maranza, proprio terribile. No, no ragazzi, specie. Il viaggio continua così. Adesso finiamo la benzina tra poco. Abbiamo il 16%. Non mi dire. Come finiamo la benzina? Non ci siamo fermati a un rifornitore. Ci sarebbe sicuramente uno davanti a noi, lo troviamo, però credo che ormai il messaggio è quello, cioè il viaggio è il nostro premio, quindi... Bello! Che bel premio, bello! Allo stare insieme, le canzoni che abbiamo cantato! Sì, è vero, quando è morto Stregatto! Il mio rimanere da solo! Quando è morto Stregatto è stato il mio periodo preferito di questo bellissimo viaggio. Vabbè, anch'io, però quando muori è bello, volevo dire, no? È una bella cosa, no? Ma per me è deprimente! Ragazzi, 4% stiamo a finire la benzina, eh? Vediamo cosa no, succede. No, non ci fermiamo. Mi splashano! È finita, eh? 2%, 1. Fornuta la benzina, ragazzi. È finita! Oh no! Oh no, si sta spegnendo la macchina. Oh no, le luci no! Però andiamo ancora. Si può spegnere secondo te? Cioè si può spingere? Non credo. Però possiamo andare a piedi se volete. Va, guarda. No, andiamo avanti per inerzia, vai. È finita. Ma secondo me siamo arrivati alla fine della modalità. Perché vi dico, cioè si sta ripetendo il ponte all'infinito. Sono sceso sotto. È il fiume. Non andare sul fiume, muori. È buia e brutta questa zona, non mi piace ragazzi, io mi fermo. È brutta assai. Secondo me abbiamo vinto, io la considero come una vittoria, perché credo che fosse proprio un viaggio infinito. E noi nel viaggio infinito abbiamo superato tutti gli ostacoli che ci capitavano davanti. Perciò per proprio me... Proprio tutti, anche io. Siamo una vittoria. Per oggi, Lion out.